Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video. Oggi live reaction Bologna-Napoli. Il Matano Stadium è tornato più carico che mai. Vi chiediamo scusa per la mancanza della live reaction della partita Braga-Napoli, ma vari impegni non ci hanno permesso di vedere la partita insieme, per cui non abbiamo potuto registrare il video. Siamo tornati con papà, che non era stato bene. Oggi c'è, sta ci bene siamo, ragazzi. Carichi, ciao a tutti. Carichissimi, e abbiamo un uomo che deve tornare al gol. Ovvero, non è Kvaratskhelia, ma è nonno Stefano, con il risultato esatto che vedremo tra un po'. E abbiamo Carletto, la new entry di quest'anno. Stai carico? Stai carico, Carletto? Se non sto carico, non sto carico il Napoli. Spieghiamo, questo è da vedere. Comunque, ci vediamo con il momento più importante, il pronostico. Ci siamo, il momento del pronostico è arrivato, e allora do la parola a te. Pronostico oggi lo devi prendere, anche se dici che perde il Napoli. Però lo devi prendere. Oggi è facile. No. Vincerà la squadra migliore. No. Oggi lo fai. Oggi è facile. Vai, dillo. Allora, 1-0 per Napoli. Ma sofferta. Pronostico oggi secco. Sbanchiamo 3-1 Napoli. Ma no, io non penso proprio. Però. Secco, sbanchiamo. Pronostico. 1-1. Mi piace già di più. Secondo me lui ci potrebbe prendere, ragazzi. Lo vai fuori. Con le probabili formazioni ci si vede. Le squadre sono scese in campo. Il Napoli si schiera con un 4-3-3. Meret, Olivera, Nathan, Ostigard, Di Lorenzo, Lobotka, Anguissa, Zielinski, Kvaratskhelia, Raspadori, Osimhen. Assente Rachmani, assente Juan Jesus. Abbiamo solo due centrali. Siamo in emergenza lì dietro. Oggi non è una bella situazione, diciamo. Con la rosa parlando, speriamo bene. Esordio da titolare per Nathan. Un augurio alla stagione di Nathan dal Matano Stadium. Ottimisti. Forza Napoli, ottimisti. Dai. Inizia il primo tempo. Possesso palla del Napoli subito con Ostigard. Dai. Un marcatore, visto che hai detto 1-0 Napoli. Chi segna? Raspadori. Poi iniziamo. Forza Napoli, dai. Raspadori. Osimhen. Osimhen, palo! Non è normale sta cosa! Ha preso palo. Grandissima palla di Raspadori. Osimhen prende palo e Kvaratskhelia non riesce a ribattere perché la palla gli sbatte addosso. Ma grandissima idea di Raspadori. Bravo. Kvaratskhelia non c'è riuscito. Che palo ha preso. È deviato perché se no andava dentro. Zielinski col sinistro. Ma dove vai? Calcio di punizione per il Napoli. Zielinski. Ce ne sono diversi in aria. Zielinski la metti in mezzo. Sembra buona per Ostigard. La palla rimane lì. Mi sa che c'è un fallo. Non c'è fallo. Osimhen va giù. Kvaratskhelia. Kvara la metti in mezzo. La palla rimane lì. E il capitano! No, vabbè, è uscita. Ma non è possibile, oh. Anguissa. Ancora Anguissa. Dietro a Kvaratskhelia. Anguissa. Kvaratskhelia col sinistro! Bella giocata. Bravo Anguissa e bravo Kvara. Zirze. Prova ancora. Bravo Ostigard. E allora Raspadori. Raspadori. Contropiede per Osimhen. In velocità. Osimhen. Qui si ferma dietro da Zielinski. Dai, gioca per Raspadori col sinistro. Grande azione, grazie azione. Finisce il primo tempo. Bologna 0, Napoli 0. Una partita molto, direi, controllo. Sì, una partita, diciamo, tutte e due non si sbilanciano. Napoli sta giocando bene, secondo me. Mi sta piacendo. Però ecco, tu vedi il Bologna sempre chiuso, nessuno che esce male. Una partita molto ordinata e tranquilla. Che ne pensi? È un po' meglio se deve fare. Sono d'accordo. Se vuoi trovare il gol devi assolutamente incidere di più. Il giocatore che ti è piaciuto di più è il Napoli. Il Napoli? Sì. Nathan ti è piaciuto? Sì, è stato molto ordinato. Tu che ne pensi, no, generalmente? Mi sta piacendo Zielinski invece. Centrocampo. Sì, dai. Ragazzi, ci vediamo nel secondo tempo. E ovviamente serve il gol. 3 punti, serve il gol. Forza Napoli, a tra poco. Inizia il secondo tempo, possesso palla del Bologna. C'è stato un cambio, è uscito Olivera, è entrato Mario Rui. È stato ammonito Olivera, per cui cambio secondo me più che giusto. Forza Napoli, c'è da trovare questo gol. Dai che lo facciamo, dai. Cariche concentrate. Assolutamente.
Calcio di punizione per il Bologna su un'ammonizione di Lobotka causata da Mario Rui. Vediamo un po', è pericolosa, pericolosissima. Carlson la mette in mezzo, la palla rimane lì, mamma mia, che rischio. Quagascheglia, destro di Quagascheglia, Skrupski. Quagascheglia la mette in mezzo, dai, e non entra. Dai. Sveglia. Dai. Quagascheglia la mette in mezzo, la palla rimane lì. Va giù. E mano. Spero. Rigore. Calcio di rigore. Dai. Però segniamolo adesso. Questa è una bella azione. L'hanno chiamata tutti con la mano, per cui secondo me il rigore c'è. Dobbiamo rivedere il replay, ovviamente. Rigore per il Napoli, Osimhen. Ma io penso che la tensione che ho in questo... è un animale a porta, Speriamo, Skrupski che è bravo. È mamma animale, mia. È un animale. Osimhen. Guarda il dischetto, Osimhen! No! Fuori. Ma che ha fatto? Mannaggia, dai. Manco la porta ha preso. E poi ci lamentiamo con l'allenatore. Poi ce la mettiamo con l'allenatore. Che c'entra l'allenatore? Dai, mo voglio vedere chi se la mette con Garcia. Dio caro. Chi è che va in campo? Se il giocatore o Garcia? Andiamo avanti, dai, vai. Attacca il Bologna, Zirkzee, gran barata di Meret. Meno male. Gran barata di Meret, adesso stiamo dormendo. Sì, ma piglia gol, sicuro, 100%. Mo piglia corno, sicuro. E ancora che i tifosi se la pieno con l'allenatore, ancora, continuano. Calcio di punizione per il Napoli, è una mattonella importantissima. Politano col sinistro, addosso, Politano palla fuori. Cioè, non battiamo un calcio d'angolo, no, che un calcio d'angolo no, non viene battuto bene, una punizione bene, ma nemmeno i rigori oggi... Cioè, i calci piazzati di sta squadra, ragazzi, veramente imbarazzante. Niente. Bologna-Napoli 0-0. Ragazzi, non commento perché non voglio diventare volcare. Tanto il post partita è già uscito. Dal Matano Stadium è tutto. Vi salutiamo noi, che perlomeno la passione per questa squadra ce la mettiamo, a differenza di qualcun altro. Sempre forza Napoli, comunque. Sempre forza Napoli. Sempre, a differenza di qualcun altro.